Experience Emirati Hospitality. Andiamo subito a vedere gli antipasti. Io avevo addocchiato i vegetable sambosa, che dovrebbero essere questi qua. Come, scusa? Baby shark? Questi piatti mi stanno facendo venire molta fame. Una chef Laham, agnello, falafel, che Giulia ha tanta fame. Abbiamo ordinato un sacco di cose, però non troppe. Hanno già portato il succo di mango per Giulia e una tanica di tè marocchino con la menta per me. Cioè, ragazzi, si riesce a capire quant'è sta roba? Oddio, non mi aspettavo me ne portassero così tanto. Speriamo che sia buono. È buono da impazzire, è veramente stra buono. Se non fosse così zuccherato ne ordinerei un altro. Devi assolutamente provarlo. Buono, vero? È più buono del tuo mango? È mango totale questo. È proprio succhio di mango. Mango puro. Sì, però questo qua è veramente il top. D'altronde il ristorante è una tea house. E hanno portato anche i nostri primi due piatti, i sambosa con la salsina e anche i falafel, più la salsa piccante che metterò assolutamente, e il pane. Questo qua invece è il piatto di lamb con il riso, gli anacardi. Oddio, che buono. E poi hanno portato anche quella roba lì di pomodorini, la salsina bianca. E tutto è disposto così meravigliosamente sul tavolo che mi viene voglia di fare quasi un on the table per Instagram. Però io Instagram lo guardo una volta ogni 6 mesi, quindi mangiamo. Ma hai notato che nella salsina ci sono anche i semini di melograno? Che bontà. Io adoro questa cucina. Assaggerei anche un sambosa. Questi qua sono quelli di verdure, giusto? Sì. Sono meglio i falafel, però ci stanno. E sono molto simili a quelli che ho mangiato a Londra, in quel baracchino che faceva cibo etiope vegano. Solo che il video non l'ho mai pubblicato. Dovrei metterlo. Era buono quel cibo vegano. Questi mi sa che sono vegani, però forse c'è dentro il formaggio. Vegetariani di sicuro. Io amo come fanno il riso loro. Sono veramente troppo bravi a cucinare il riso. Cioè, il riso da solo è buonissimo. Questo agnello secondo me è spaziale. Il paradiso. Mi sa che l'ultima volta che ho mangiato un agnello così buono era a Petra, quando ho fatto il viaggio con gli iscritti, che l'hanno cucinato sottoterra nel deserto. Nei paesi arabi l'agnello vai sul sicuro. La carne, vabbè, è la fine del mondo, però vi giuro, il riso è stra leggero, stra morbido, stra saporito. Ne mangerei un secchio. Sono troppo felice di questa cena. Hai avuto un'ottima idea, Giulia, tornare qua. Devo imparare a farlo così buono anche a casa. Mia nonna c'ha la menta buona dell'orto. Prendo il tè marocchino. È vero che è buono? La faccia che fai quando mangi questo agnello. E abbiamo ancora altra roba da provare. Devo assaggiare questa insalatina e anche la salsa. Ma se ci pucciassi un falafelino? Molto leggera. Mi piace proprio. Mi piace tutto quello che c'è su questa tavola. Anche il peperoncino. No, questo no. No, questo peperoncino qua non è il ma... Cioè, nel senso, è piccantissimo, molle e amaro. Però sono troppo... È strapiccante, perché l'ho mangiato tutto. Oddio. Anzi, fammi prendere un pezzo di pane che è meglio. Questo pane da uno ad Altamura direi che si merita un bel lotto. Lo puccerò in ogni cosa. Salsa piccante Louisiana Peppers. Proviamola.
è praticamente tabasco. Me l'aspettavo più forte. Speravo fosse più forte. Spazzoliamo tutto e ci vediamo dopo. Potrei ordinarne un altro senza zucchero. Ma siamo vicini all'orario di chiusura, quindi direi chiediamo il conto e vediamo quanto abbiamo speso. Alla fine per questa super cena abbiamo speso 170 dirham, che dovrebbero essere intorno ai 40 euro, e direi niente male perché comunque è un ristorante che si posiziona in fascia di prezzo media. 20 euro a testa per una cena super, con cibo buonissimo, il bere buono, servizio e location top. Unico neo, non mi hanno portato gli anacardi alla fine. Nella foto c'erano gli anacardi nel riso e io posso passare sopra tutto, ma gli anacardi no ragazzi, mi dispiace. Un micio! Super morbido! Ma quanto sei B? Quando incontro i gattini in giro per il mondo mi manca sempre Asia. Adesso ci rifacciamo la passeggiata per tornare in hotel. E poi vi salutiamo perché domani ci vengono a prendere alle 8:15 e andiamo in un posto nuovo. È la quinta volta che vengo a Dubai, quindi invece di farvi vedere le solite cose, Dubai, viste, riviste, andiamo a vedere... Atta! Atta! Dov'è? Boh!